Siete d'accordo? Partiamo. Buonasera a tutti. Grazie dell'essere intervenuti. Questa sera ritengo che sia una serata importante, organizzata dall'ANPI di Reggio Emilia e dall'ALPI EPC di Reggio Emilia assieme per capire cosa è significato l'antifascismo, cosa sono stati 95 anni fa i fascisti che hanno marciato a Roma e quali sono stati i danni. Io porto il saluto, non mi addentro sul piano storico perché ripeterei magari chi dopo di me fa l'intervento storico-scientifico. Porto le scuse del professor Giovanelli Giuseppe, che doveva essere uno dei relatori ma per ragioni di salute ha problemi di defibrillazione del cuore, quindi non se l'è sentita, quindi abbiamo avuto questa impasse. Il mio saluto è mio personale a tutti voi dell'ALPI, EPC di Reggio, che ringrazia dell'opportunità che ci ha dato l'ALPI di Reggio, il presidente Fiaccadori e il suo consiglio per averci qui stasera chiesto di partecipare. Presiede molto volentieri questo dibattito prezioso che si prefigge di sollevare un argomento cruciale ripercorrendo quelli che sono i momenti salienti di una fase fondante della nostra democrazia, ma soprattutto l'obiettivo di rimarcare la verità storica, salvaguardandola dai diffusi tentativi di manipolazione dell'oggettività, quegli stessi che oggi si susseguono sempre più frequentemente finalizzati a meschini usi e convenienze. Lo sforzo importante a cui ritengo sia doveroso indirizzarsi in un clima di questo tipo continua ad essere quello di individuare i luoghi, gli spazi opportuni per far sì che la storia continui a parlare e soprattutto che la storia continui a comunicare in un linguaggio corrente, comprensibile soprattutto alle nuove generazioni. Rispetto a questo cruciale argomento, auspico, come già in questa occasione, possono emergere spunti interessanti. Bisognerebbe rimarcare e diffondere un senso di appartenenza che parte proprio dalla consapevolezza che la storia è un patrimonio di tutti, che nessuno può permettersi che vada perduto. Già da qui si desume quanto sia necessario far memoria per potersi avvalere di tale diritto, conservare ciò che consente di ricostruirla, fornire appigli a cui il nostro stesso agire possa ancorarsi. Creare occasioni di dibattito come questo, capaci di fornirci spunti e riflessioni adeguati all'oggi e finalizzati a non lasciar correre certi germi pericolosi. Ricordando anche che ciò che ha consentito l'accadere dei fatti sovrumani di sempre ha solo una concausa terrificante che ancora troppo facilmente ci lascia germogliare e crescere dentro la propria quotidianità, l'indifferenza. Bisogna tramandare la storia, a volte sembra superfluo, ma dobbiamo interiorizzarla come persone, come società democratica. Nel discorso di acculturamento ci si deve muovere attraverso la scuola per far capire ai giovani la tragedia e l'orrore fascista. Ci sono delle leggi costituzionali che aboliscono il fascismo, credo, che dovrebbero essere orgoglio nazionale. L'antifascismo è patrimonio di tutti. Il nuovo fascismo è eversione. Insieme difendiamo la democrazia. Per questo si è organizzato unitariamente questo evento, volto a contrastare questo fascismo strisciante come una serpe che cerca di entrare nella nostra vita quotidiana. Ma sappiamo benissimo di avere anticorpi sufficienti per non permettere questa nostalgica voglia di rinascere, di riportare odio razziale, dittatura. Voler fermare la nostra vita democratica, la nostra Costituzione di eguaglianza, fratellanza e libertà. Ancora più grande è la responsabilità del nostro tempo di quanto viviamo e apparteniamo alla società dell'informazione, che per assurdo, attraverso regole sottili, tende ad omologare gravosamente il pensiero collettivo e l'opinione pubblica, stringendo il sapere critico in una forza di difficile penetrazione. Dobbiamo conservare e saper recuperare lo spirito che ha guidato coloro che si sono opposti alla tirannia totalitaria, fornendo gli strumenti perché tutti possano conoscere in senso profondo anche oggi, superare le barriere del non detto e del non approfondito. Dobbiamo garantire quei mezzi che ci consentono di valorizzare sempre nel nostro contesto i valori della nostra Costituzione e la nostra preziosa democrazia. Questo è dovere verso il nostro passato e verso coloro che hanno costruito il presente
anche pagando il caro prezzo della vita, ma anche verso le generazioni future. Ci auguriamo che questo incontro possa favorire uno spunto per comprendere bene come oggi si possa continuare a raccontare la storia e l'antifascismo, anche con nuove modalità, senza lasciare che nessuno vi metta mano, oscurando o convertendo a proprio favore quello che invece è un racconto da difendere in un'ottica che sia continuativa e costruttiva. Chiudo, in chiusura, propongo una citazione di Emilio Lussù, tratta dal suo celebre testo Marcia su Roma e dintorni. Alla libertà si rimane fedeli nelle ore difficili. Quando è minacciata la si difende, quando è perduta si muore. Adesso passo la parola allo storico maestro Antonio Zambonelli, che tratterà le origini storiche del fascismo. Prego, maestro. Adesso viene buona. Bene, buonasera a tutti. Adesso devo fare lo storico. In 20 minuti dovrei dire alcune cose. Ecco, mi pare che anche voi adesso vedete questo bel quadro che tutti conoscono, quelli che frequentano la Camera del Lavoro, perché sta in una sala giù al pian terreno. Il quadro è di Toni Roggeri, era un operaio delle Reggiane che a 16 anni fu testimone della uccisione degli operai davanti ai cancelli della Portineria Nuova, gli operai che manifestavano per la pace, 28 luglio del 43. Toni Roggeri è stato anche un poeta. Era un operaio dagli ultimi anni di vita, io lo conoscevo molto bene, ha fatto l'artigiano, il fabbro artigiano. Lui, quando ha dipinto quel quadro, che è una crocifissione laica, una crocifissione inserita nella nostra storia, chi sta piantando i chiodi nelle mani e nei piedi della persona messa in croce, se guardate bene, portano il berretto nero col fiocco degli squadristi, sono gli squadristi. E io quando ho visto quel quadro ne ho parlato con lui, e lui abitava, adesso è morto da diversi anni, a Pieve Modolina, vicino alle scuole elementari, dove abitava anche una famiglia che fino a pochi anni fa ci ha abitato, gli eredi Ferretti. Ora, a Pieve Modolina, mi sono segnato la data esatta, il 28 maggio 1921 è stato ucciso Evaristo Ferretti, un cooperatore socialista, durante un assalto da parte degli squadristi partiti da Reggio Emilia alla cooperativa di Pieve Modolena, Buda, la località Buda. Io non so se qualcuno sa dove è Buda, insomma, andando verso Cella, dopo il metano, dopo si arriva all'ultima borgata che è Buda. E fu assaltata, bruciate delle carte, picchiati, e lui ucciso. Ecco, io, lui quando ha dipinto questa cosa, anche se lui non aveva conosciuto Ferretti, perché lui è nato nel 27 e Ferretti è stato ucciso nel 21, però era vicino di casa, abitava vicino alla casa della sua famiglia. E per chi è nato, come me, a Pieve Modolena, io più giovane ancora di lui, il ricordo, il racconto di questo evento dell'assalto alla cooperativa di consumo e Casa del Popolo di Pieve Modolena, è una cosa che faceva parte della nostra memoria collettiva. Quando io da bambino andavo in cooperativa, della stessa cooperativa, poi ripresa dal movimento cooperativo dopo la guerra, dopo la fine della guerra, ci raccontavano queste cose e fa parte delle nostre memorie locali. E lui, Ferretti, è stato uno dei 23 socialisti in gran parte, due comunisti, due anarchici e anche due cattolici del Partito Popolare sono stati uccisi dagli squadristi in quegli anni prima della marcia su Roma. Cioè dal dicembre 1920, correggio, alla vigilia della marcia su Roma, 23 antifascisti sono stati uccisi dagli squadristi. E guardate bene, questi squadristi assassini e identificati sono stati poi anche formalmente processati.
Ma ogni volta, e basterebbe rileggere le pagine sempre molto belle di Rolando Cavandoli sulle origini del fascismo a Reggio Emilia, o leggere la lunga cronaca degli eventi accaduti pubblicata sulla nostra rivista di Storeco, Ricerche Storiche, dall'avvocato Giannino Degani molti anni fa, sono documentazioni che rimangono sempre di straordinario valore perché sono fonti precise, documentate, e i processi finivano sempre con delle assoluzioni. Addirittura un avvocato, per difendere uno di questi squadristi, disse: sì, il gesto che lui ha compiuto va al di là della legalità ed è un gesto deprecabile, però il fine per cui l'ha compiuto è un fine nobile che corrisponde agli ideali nazionali di patria, pimporobea. Venivano tutti assolti, e quando uscivano dal tribunale c'erano regolarmente qui a Reggio delle signore della borghesia che con mazzi di fiori andavano a rendere omaggio a questi giovanotti che erano stati assassini e avevano ucciso delle persone. In tutta questa fase di prima della marcia su Roma, a Reggio Emilia come in molte altre parti d'Italia, ma in Emilia in modo particolare è stata feroce lo squadrismo di tipo agrario, ferocissimo, ha compiuto ogni serie di violenze, oltre agli omicidi, ma un sacco di, ma forse centinaia di persone hanno dovuto scappare via da Reggio Emilia, andare in Francia sulle antiche vie della migrazione economica, addirittura alcuni in Argentina, quelli della bassa ovest in genere andavano in Argentina dove c'era una tradizione migratoria, nella dittatura di Buenos Aires. E le case del popolo, ci sono dei dati precisi, case del popolo sciolte 32, uffici di collocamento sciolti 44 su 45, 76 cooperative di lavoro sono state sciolte. E i comuni, tutti i comuni già prima della marcia su Roma, sono stati manu militari dagli squadristi cacciati via. La maggior parte dei comuni a Reggio Emilia erano in mano al Partito Socialista, che aveva vinto le elezioni amministrative del 1920, e in questo periodo sono stati tutti messi, fatti scappare, picchiati, qualcuno di quelli anche uccisi, hanno subito di ogni colore, hanno bruciato le case. Quando hanno assaltato la cooperativa di Pieve Modolena, da cui sono partito, per esempio, quell'immagine che ho mostrato prima ce la ricorda in qualche modo, perché è anche un'immagine che sta qui alla Camera del Lavoro, e hanno anche bruciato, o cercato di bruciare, poi all'incendio l'hanno spento, la casa del presidente della cooperativa di consumo e Casa del Popolo di Pieve Modolena, che era un certo Ginepro Salsi, dei Salsi abitano ancora adesso in quella casa lì, perché allora era una casa importante, dove anche poi durante la resistenza lo sarà una delle case in cui i sappisti della zona avevano una base d'appoggio e così via. E quando la marcia su Roma perciò è nient'altro che la conclusione di una vittoria già ottenuta, ma ottenuta con la violenza, con le armi. Guardate, Benito Mussolini non ha mai vinto delle elezioni, a differenza, ai noi, di Hitler, che lui ebbe il 42% dei voti alle elezioni politiche del 1933. E sia in Mussolini che in Hitler c'era comunque una dose iniziale di populismo, parliamo molto di populismo adesso, che ebbe una certa capacità di funzionare. Mussolini, abbiamo detto nel titolo, da Piazza San Sepolcro a Milano, come tutti sanno, in una sede messa a disposizione dell'Associazione Industriale Milanesi, vennero fondati i fasci di combattimento, e la carta dei fasci di combattimento conteneva una serie di principi che dicevano: la Repubblica, faremo la Repubblica, dammi il voto alle donne, i pescecani, i profittatori di guerra, gli sequestreremo il 70% dei profitti ottenuti con la titatata. Cioè un proclama di sinistra, di estrema sinistra quasi sembra, no? Per cercare di... Ma rapidamente Mussolini però passò poco dopo da questi discorsi così populisti, demagogici, a ben altro discorso, che era quello dei manganelli, delle fucilate, delle revolverate qui da noi, come in tante altre parti d'Italia, fino nel sud, fino in Sicilia, in Toscana, poi anche non ne parliamo. E la marcia su Roma fu tant'altro che un 25.000 circa
ex combattenti alcuni, altri meno, che mandarono a Roma, venendo dal sud, dal nord, e invece di essere fermati come si poteva fare, potevano essere fermati dall'esercito questi 25.000 che poi a Roma andavano in giro per osterie, posteriboli, eccetera, eccetera, come viene raccontato da tante cronache dei tempi, di testimoni di quella vicenda un po' buffa, ma anche tragica. E a Roma li lasciarono fare, lasciarono entrare, lasciarono occupare tutte le piazze. Addirittura quando la cosa si vide che era andata tranquillamente, Mussolini, che intanto a Milano aspettava il maturare degli eventi, prese il treno, arrivò col cappello haut de forme, quella, come si chiama, quel cappello, insomma, a cilindro, e si presentò dal re, e il re gli diede l'incarico di formare il nuovo governo. Non perché lui avesse vinto delle elezioni, oddio, è state vinte delle elezioni nel clima di violenza che impedivano di andare a votare a chi non era fascista, gli uccisi furono anche in quelle circostanze, da noi a Reggio, come a Modena, come a Bologna e tante altre parti, vinse un blocco nazionale di cui faceva parte anche il piccolo partito fascista, ma assieme c'erano dei liberali, c'era in me qualche cattolico di un certo tipo, di destra, c'erano dei nazionalisti, c'erano varie formazioni che messe insieme hanno fatto un blocco che ha ottenuto un certo numero discreto di voti, non sufficiente sarebbe stato per andare, però insomma tutto quello che era accaduto di violenza era avvenuto impunemente, l'abbiamo detto ai tribunali, ma ci sono anche le documentazioni precise sull'appoggio che ebbero da noi a Sant'Ilario d'Enza, quando hanno assaltato la cooperativa di Sant'Ilario, sempre nel 21. È successo un disastro, che poi c'era ancora un governo più o meno liberale, eravamo nel il 7 marzo del 21 ancora qui. Dal governo qualche ministro di ispirazione ancora liberale all'antica mandò un ispettore, l'ispettore Grassi, e nella relazione lunghissima che lui fece sulla situazione reggiana, in cui dimostrava che la violenza era quella degli squadristi, la guerra civile di cui parliamo era già cominciata allora ad opera dei fascisti contro le case del popolo, i contadini, i braccianti, eccetera, dice l'ispettore Grassi nella relazione che manda al ministero: dopo l'assalto alla cooperativa di Sant'Ilario, fascisti, c'erano i carabinieri, e dice, mentre si procedeva da parte dei carabinieri all'arresto di tutti coloro che si trovavano nella cooperativa e nella casa del popolo, non si fece alcun arresto dei fascisti che pur erano stati visti sparare colpi di rivoltella e che poi avevano appiccato il fuoco alla cooperativa, reato grave che richiedeva immediata repressione. Ora, l'ispettore di polizia Grassi, che aveva ancora una mentalità liberale all'antica, di persona onesta, dice queste cose. Però dimostra anche che gli apparati dello Stato, i carabinieri, il settore delle forze armate, anche che c'erano anche a Reggio, alle caserme, con i militari, appoggiavano questi squadristi. Per cui andarono al potere proprio con la violenza, e il re, e questa fu una delle prime colpe di Vittorio Emanuele, che poi dopo firmò anche le leggi razziali nel 1938, volute da Mussolini a seguito di Hitler, e glielo lasciò fare e gli diedero l'incarico di governo. Il governo di Mussolini, che cosa fu tutto il regime? Non dobbiamo farla troppo lunga. Fu l'eliminazione di tutti i partiti politici. E guardate bene, per esempio nel mondo cattolico c'era il Partito Popolare, dal punto di vista politico. Ora, nel 24 l'ultimo segretario del Partito Popolare era il professor Luigi Valpot, che per chi ha una certa età, io ho fatto le magistrali, è stato il mio preside alle magistrali qui di Reggio Emilia. Il professor Luigi Valpot pubblicò su un giornale che lui faceva con il Partito Popolare, che si intitolava Scudo Crociato, aveva più simbolo dello scudo crociato, un messaggio. Lui si dimise da segretario del Partito Popolare perché gli altri partiti erano già stati fatti fuori, socialisti, comunisti, già finiti in clandestinità, scappati via, eccetera, anarchici. Il Partito Popolare ancora sussisteva, ma lui disse: io mi dimetto per protesta contro il figurino cattolico nazionale diventato di moda, cioè
il cedimento di molti cattolici alla sirena del nazionalismo fascista. Quel fenomeno che un grande storico reggiano, Sandro Sperafico, chiama di collateralismo, che poi diventerà anche conflittuale, ma che fu collateralismo dall'inizio da parte del mondo cattolico, della Chiesa, della sua ufficialità, anche se Sperafico ci dice, e giustamente uno storico deve fare attenzione, bisognerà poi scavare sotto, e lui lo ha fatto e molti di noi hanno cercato di farlo. Nelle singole parrocchie poi c'erano anche dei sacerdoti, dei singoli sacerdoti che hanno esercitato una pedagogia, un aiuto a capire le cose verso dei giovani di Azione Cattolica e così via, che li ha resi, come dire, afascisti, se non antifascisti subito. Teneva dista. Tant'è che poi nel 1931 ci fu la crisi dell'Azione Cattolica. Mussolini disse: adesso basta con l'Azione Cattolica, via. Fuori legge, i giovani devono essere tutti giovani fascisti, Balilla, giovani fascisti e così via. Fascista, Balilla, libero moschetto, fascista perfetto. Quell'educazione lì troppo femminile, femminata del cattolicesimo non va bene. Ma giunsero poi a un compromesso, perché se fu l'impegno dell'Azione Cattolica, anche nei congressi provinciali e in giro per l'Italia, a ritirarsi nella propria interiorità sulle tematiche religiose e non occuparsi più di problemi esterni che avevano a che fare con la politica. Sicché vennero anche restituite le bandiere che erano state sequestrate anche qui a Reggio. Abbiamo pubblicato vari casi di squadristi che andavano nelle parrocchie a sequestrare la bandiera del circolo cattolico e così via. E fecero la pace. Poi c'era stato già nel 29, insomma, i patti lateranensi, questo aveva... Quando è che lì vediamo il congresso del Partito Comunista clandestino nel 25? Ecco, il Partito Comunista nato nel 21, nei primi anni del regime, di questo regime così oppressivo, è l'unica forza organizzata in clandestinità che comincia a pensare a compiere un'azione concreta di propaganda, di azioni di educazione contro il fascismo. E lo rende perciò la struttura organizzata che per tutto il ventennio sarà quella che... Però non sarà l'unico, perché per esempio la Chiesa già nel 38 con le leggi razziali contro gli ebrei, che a Reggio produssero, qui ci sono delle immagini, produssero dei disastri subito, l'immagine di quel signore che si vede, il cavalier Carlo Segre di Novellara, che nella primavera del 39 si suicidò, perché le leggi razziali, lui ebreo, lo avevano reso non più impossibile di esercitare la patria potestà sui figli minori, che erano figli di madre cattolica, battezzati cattolici, dunque lui non era più legittimato ad esercitare la sua patria potestà su questi figli. E lui scrisse una lettera, abbiamo pubblicato queste robe, rivolta ai figli, dove chiedeva perdono per il gesto che stava per compiere, ma tante me ne fanno che non posso più resistere. Vi do la mia benedizione, e la lasciò sul comodino, poi si distese sul letto, si ingerì il veleno e morì. Un atto simile era stato compiuto a Modena dallo poeta dialettale Formigini, editore anche, ebreo anche lui, che si gettò dalla Ghirlandina. Se andate a Modena, sotto la torre della Ghirlandina c'è una lapide, e c'è scritto la Tovagliat Formayen, la tovaglia, perché lui è stato ironico fino al momento di decidere di suicidarsi, Formigine, perché anche lui ebreo, non, i figli, la moglie era cattolica, i figli erano cattolici, lui era spezzato il suo legame con la famiglia, era ridotto sotto uomo e lui, anche lui si suicidò. Questo era avvenuto 2 mesi prima del Cavaliere Segre. Queste sono le cose accadute già nel 38 sotto il fascismo, per non parlare poi di quello che accadrà dopo con l'occupazione tedesca, quando con la Repubblica Sociale, che è la fase peggiore, quella più nostalgicamente richiamata dai neofascisti, che è la fase in cui tra l'altro riprendono i discorsi di socialità tipo quelli della carta di Piazza San Sepolcro, no? Un socialismo nazionale, fascista per Bacco, anche il partito nazista si chiamava Nazionale Socialista dei Lavoratori Tedeschi, i nomi c'erano, ma la sostanza era un'altra. Con la Repubblica Sociale c'è proprio l'azione concreta da parte dei fascisti di consegnare
gli ebrei, quei pochi che hanno trovato a Reggio degli ebrei, ce n'erano 900 alla fine dell'Ottocento a Reggio, in città e dintorni. A quell'epoca ce n'era una sessantina, molti sono scappati all'estero o su in montagna, e quei pochi che hanno trovato, sapete che sono finiti ad Auschwitz, e i fascisti hanno collaborato alla loro deportazione e allo sterminio di questi 10 ebrei reggiani. Ecco, rispetto a questo fenomeno, per esempio nella Chiesa ci fu come un trauma, perché c'era più sensibilità a questi aspetti che avevano a che fare con l'ebraismo, con lo, poi il Papa, un Papa dopo chiamerà i nostri fratelli maggiori, no? E anche perché poi invece, per quel che riguarda i comunisti, che pure erano impegnatissimi, non avevano altrettanta possibilità di essere attenti a questo fenomeno, perché era un fenomeno per loro. I comunisti erano, ce n'erano quasi un centinaio in galera al confino in quegli anni lì, avevano ben altro a cui pensare, nel 38, e quelli che erano qui liberi erano perseguitati, per cui erano da sempre perseguitati, e questo tipo di persecuzione verso gli ebrei non la notarono come un fatto così grosso. D'altronde bisogna sapere che non fu notato come un fatto importante nemmeno, e qui faccio un salto pindarico, nel 46, primo maggio, chi è che lo sa, che due ebrei sono stati uccisi alla caserma Zucchi da parte di, si diceva, russi. C'erano dei profughi superstiti dei campi di sterminio e in una lite, il primo maggio, perché erano state esposte, si dice, delle bandiere rosse da parte di questi ebrei, e fu uno scontro. I russi erano poi non dei russi, ma erano non so di quale etnia islamica del grande impero sovietico, che avevano aderito, credo, dell'armata Vlasov, insomma erano collaborazionisti dei nazisti, e questi qua, quando vedono che metteva le bandiere rosse, litigio, scontri, si sono sparati e due ebrei sono stati uccisi. Sui giornali dell'epoca è data come una cosa curiosa e buffa, che persone strane, si sono litigati, si sono sparati, perché non c'era la percezione di quello che noi sappiamo oggi essere stata la Shoah, la tragedia dell'ebraismo, di ciò che hanno subito, eccetera. E di fronte a queste cose, nel mondo cattolico comincia tutto un movimento di preparazione. Ci sono i famosi incontri nella biblioteca della cattedrale qui di Reggio Emilia, vengono personaggi importanti da fuori, viene anche la Pira, che poi lo conosceremo come sindaco di Firenze, quello che difese gli operai della Pignone quando volevano chiuderla, cattolico di sinistra, impegnatissimo nel sociale. E lì si comincia, c'è la professoressa Lina Cecchini, che alcuni di noi l'hanno avuta le magistrali come insegnanti di filosofia e pedagogia, tutta una serie di intellettuali che si trovano e si incontrano e ragionano su ciò che dovrà poi accadere, perché intanto è cominciata la guerra, tra le belle cose che il fascismo ci ha portato anche la guerra a fianco dei nazisti, e c'era questo lavoro di preparazione che fa sì che quando arriverà il momento della resistenza, della lotta di liberazione, ci sarà un incontro fra socialisti, comunisti, insomma, soprattutto a quel momento i comunisti erano diventati gli eredi. Sapete che c'erano gli anziani e i vecchi socialisti che a volte, quando li interrogavo in interviste anni fa, dicevano: a me figlio ha fatto un passo avanti, le dei del Partito Comunista. Beh, però ho sempre prampolai, cioè, capito? E c'era questo fenomeno. D'altronde l'unica organizzazione che c'era stata nel ventennio, lo ripeto perché è importante, per tutto il ventennio organizzata nell'agire, non tanto con delle armi, prima non si usavano le armi, c'erano volantini dell'unità clandestina, affiggere un manifesto al muro, mettere fuori le bandierine rosse il primo maggio, queste cose qui che erano un segno di presenza, no, di opposizione. E era solo il Partito Comunista clandestino. Dei 200 condannati dal Tribunale Speciale, circa 180 erano comunisti o comunque processati e condannati come comunisti, due o tre anarchici, socialisti e così via. Per cui anche molti giovani cattolici, ad esempio qui uno che è stato segretario della Camera del Lavoro di Bagnolo, come si chiamava di Bagnolo? Giovanni? No, cattolico prima, il segretario della Camera del Lavoro di Reggio, non di Bagnolo, lui.
Iotti, Franco Iotti, era un giovane cattolico, di famiglia cattolica, poi diventò comunista perché anche lui da giovane cattolico sentì il bisogno di opporsi a questa la violenza del fascismo, a questa atmosfera che si era creata, alla guerra, alla miseria, e solo nella presenza di alcuni comunisti trovò il modo di agganciarsi a qualcuno che ti dava il modo di agire per contrastare il fascismo. E come lui, diversi altri, non è l'unico, il caso della famiglia Cervi, ormai è quasi mitico e emblematico, ma ci furono tanti altri casi singoli di questo tipo, no? di questi passaggi. Comunque, la resistenza, che vuole poi dire il rincrudimento del fascismo. Il fascismo repubblichino fece le cose più terribili. Tutti sanno che cos'è Villa Cucchi, anche se non riusciamo a mettere una targa lì per dire che questa è a Villa Cucchi, cosa accadeva, quali tipi di torture venivano fatte alle donne in modo particolare, il corpo della donna a disposizione di delinquenti che ne facevano di tutti i colori. E ci sono testimonianze terribili, gli atti processuali di queste vicende fatti dopo la liberazione, le testimonianze fanno accapponare la pelle. Qui che quello che vedete è i sotterranei che non esistono più, dei cosiddetto carcere dei Servi. C'era un'ala del convento dei Servi di Maria, che adesso c'è un piccolo parcheggio delle macchine tra il di dietro della Ghiara e il Palazzo dello Sport, lì continuava l'edificio e lì c'era il carcere e con anche dei sotterranei. E lì c'era il carcere proprio della Guardia Nazionale Repubblicana, e poi da lì portavano i partigiani e le partigiane con la scorta armata per gli interrogatori e le torture a Villa Cucchi. Correvano un pezzo di Corso Garibaldi, di là arrivavano in via Franchetti, c'era la bella villa stile Liberty, Villa Cucchi, lì nei sotterranei, anche lì con tutte le mattonelle sul muro, le torture più terribili sono state compiute. Ci sono le fotografie di come avveniva, ci sono le foto dei corpi con le bruciature sul corpo prodotte, e ci sono le descrizioni di ciò che accadeva lì. Tutte cose che noi dobbiamo poter ricordare. Le stragi compiute, vediamo qui le immagini, la montagna da cui il nostro amico dei partigiani cattolici viene, hanno subito in modo particolare i villaggi bruciati, la Bettola, tutti sanno cos'è stata la Bettola, che cosa terribile, il bambino piccolo bruciato in mezzo al fuoco, anche lui col cadavere degli adulti. E quella di in alto su in montagna, quando hanno ammazzato anche Don Battista Pigozzi assieme a tutti i maschi della sua parrocchia. Tutte queste cose sono, lì c'è la strage di Vercallo, i cadaveri sulla neve degli ostaggi prelevati dalle carceri, per rappresaglia, e siccome avevano ferito e poi morì, il capitano Seifert, che era a Ciano Denza il direttore delle scuole antiribelli dell'Emilia Romagna, e per rappresaglia presero una serie di persone che avevano in prigione, le portarono lì e le fucilarono sul posto. Paolo Davoli, abbiamo visto le immagini, per una delle figure più belle. Leggerti di cosa scrive di lui il partigiano cattolico Giovanni Fucili, in appendice alla storia della resistenza a Ciano Denza di Rolando Cavandoli. Leggete le pagine che scrive Sandro Spreafico su di lui, di questo santo laico, santo ateo, così è arrivato a chiamarlo Giovanni Fucili. È una figura sulla quale non sto a dilungarmi, abbiamo scritto su di lui tante cose. La Valentina Guidetti, pugnalata, ammazzata il primo aprile del 45, quando ci fu la battaglia del Monte della Castagna. Dal Monte della Castagna adesso c'è il sacrario dei caduti delle Fiamme Verdi, e anche la sua immagine, lei non era delle Fiamme Verdi, era una garibaldina, ma il basso rilievo del suo volto è stato collocato recentemente in questa cappella, in questa chiesetta, perché è morta nelle stesse circostanze della battaglia del primo aprile, la Pasqua di sangue del 45, dove parecchi partigiani delle Fiamme Verdi cattoliche sono caduti in questo combattimento. E forse io ho già parlato anche troppo, andiamo avanti con le immagini, che abbiamo un'immagine intanto della liberazione, subito dopo, lì c'è un gruppo di donne da Capazzolica, e abbiamo un'immagine finale. Chi sa dirmi cos'è quell'immagine lì, come faceva a scuola con i bambini? Quell'immagine lì è niente di meno che via Farini numero 1, però se guardate il balcone lì è di ferro battuto, adesso c'è un balcone con delle cose di cemento, di pietra.
E se guardate, la facciata è nuda, nuda la facciata. Invece, no, c'è il balcone, è diverso. C'è il balcone. La facciata è nuda, invece della facciata adesso è piena di frigi, di decorazioni. Lì c'è una targhetta stupida fuori che dice, sta lì da 60 anni, facciata del 700. Quella foto è del 1915. Se quelle decorazioni non c'erano nel 1915, è una sciocchezza dire che la facciata è del 700. No, è semplice. Lì cosa si vede scritto in alto? Lavoro. Quella era la camera del lavoro di Reggio Emilia dal 1901. Al 1923 lì ci fu la Camera del Lavoro. Era il Cremlino, se volete, insomma, era proprio il centro della lotta di classe. Da lì partivano, quando c'erano gli scioperi, le staffette, non, perché quando dice staffette non sarebbe delle donne, ma no, c'erano uomini, con la bicicletta partivano per diramare gli ordini, le direttive, per andare a vedere cosa succedeva, lo sciopero dei braccianti, lo sciopero delle trecciaiole, delle... E partiva da lì, lì c'era da terra fino al soffitto, al sottotetto, c'erano tutti gli uffici della Camera del Lavoro, delle varie leghe sindacali, la lega delle calzettaie, la lega dei metallurgici e così via, c'era tutto. E lì anche la Camera del Lavoro fu assaltata due volte, la prima nel 21 sempre, prima di questa maledetta marcia su Roma, e bruciarono, buttarono giù e bruciarono un sacco di documenti, bastonarono i funzionari della Camera del Lavoro che c'erano lì dentro, e poi di nuovo nel 23, quando ormai Mussolini era quasi andato al potere perché c'era già stata la marcia su Roma, nel 23 di nuovo ci fu l'ultimo assalto, e dopodiché dovettero chiudere su bottega e tutta quella Zibordi, ha scritto un libro nel 1930, Zibordi, uno dei grandi direttori della giustizia, è stato uno dei grandi personaggi del socialismo reggiano, ha scritto in un suo libro che tutta questa grande costruzione del socialismo riformista reggiano, che aveva i comuni, che aveva creato il welfare di allora, è cominciato da lì, infatti noi siamo eredi di questa tradizione in qualche modo, crollò come un castello di carte, scrive sconsolatamente Zibordi, dopo molti anni, pensando a quegli anni lì. Ecco. E quello che adesso voglio dire per finire, ma allora cosa si fa contro il fascismo? Oggi nell'intervista che c'è sulla Repubblica, il presidente Lampis Muralia dice una cosa che dice continuamente, è un problema culturale. Un problema culturale cosa vuol dire? Vuol dire conoscere il nostro passato. Nella scuola, faccio un esempio molto semplice, concreto, quando c'era ministro della scuola e dell'università Luigi Berlinguer in governo Prodi, fece mandare una legge che all'ultimo anno di ogni ciclo scolastico, terza media, quinta liceo, si doveva studiare solo il Novecento, non solo, ma centrare tutti ragionamenti sul Novecento, che cosa abbiamo alle spalle. Cos'è accaduto tra la fine dell'Ottocento, quando comincia il movimento operaio a organizzarsi, poi le guerre? Studiare a fondo per capire, non per fare propaganda, per capire che cosa abbiamo alle spalle. Un passato drammatico, pieno di contraddizioni anche, per l'amor di Dio. Quelli socialisti e comunisti che allora si sono sacrificati e lottavano, lo facevano in nome di un grande mito, anche il mito dell'URSS, sembrava che là fosse risolto ogni problema. Abbiamo saputo dopo, si è saputo bene che non era risolto ogni problema, tutt'altro, è stato delle cose molto contraddittorie, meriterebbe un lungo discorso, lo si farà in altre circostanze, su cos'è stata la rivoluzione sovietica, questo assalto al cielo. Ma era facile cadere, venivamo da una guerra, la prima guerra mondiale, 600.000 morti, un sacco di mutilati, invalidi, disgraziati, famiglie distrutte, la violenza più terribile che era stata con la prima guerra mondiale. E quando sentivo dire che Lenin aveva detto la pace ai la pace ai popoli, la terra ai contadini, il potere ai soviet, ma per Bacco è così che si fa. Poi la terra ai contadini, proprio non è che l'abbiamo proprio data in Unione Sovietica, insomma, gli stati del contadino, però quelle parole d'ordine erano meravigliose, erano affascinanti, sembrava la realizzazione dei valori del cristianesimo in terra, e molti lo vedevano così, così come vedevano in Cristo il primo socialista. Nelle case dei reggiani e dei modenesi c'erano il ritratto, qualcuno ancora sopravvissuto, di un Gesù Cristo con una grande tonica rossa fino in fondo, e sotto c'è scritto il primo socialista. La mia maestra di terza elementare, suo padre era un vecchio socialista prampoliniano, e lei ci raccontava che il suo padre diceva che Prampolini
e che Gesù Cristo era stato il primo socialista della storia, capito? Perciò questo mondo che abbiamo alle spalle, bisogna che si riesca a conoscerlo nella sua complessità, nei valori che ci ha dato, nelle contraddizioni che ci sono state anche in questo mondo. E la Camera del Lavoro di Via Farina numero uno dovrebbe avere la targa. Noi parliamo spesso come Istituto Storico Resistenza e ANPI, il museo diffuso, no? Rendere la città leggibile, le pietre d'inciampo davanti alle case dove ci abitavano gli ebrei che sono finiti ad Auschwitz, le altre targhe che ricordano i partigiani caduti, i monumentini, i cippi, è tutto un museo diffuso. A Cavriaga hanno fatto una cosa bellissima che racconta tutti dei personaggi. Questo lavoro bisogna che lo facciamo anche noi, e la Camera del Lavoro dovrebbe impegnarsi. Io lo sto chiedendo ormai da 3-4 anni, il municipio, l'ho chiesto, non ho avuto ancora una risposta precisa. Mettere la targa che dice che cos'era quell'edificio lì e che cos'è accaduto nel 21 e nel 23 in quell'edificio lì. Io qui mi fermo e lascio la parola ad altri. Ringrazio davvero anche per l'entusiasmo e la capacità di comunicare che ha sempre l'amico Zambonelli. È un piacere ascoltarlo. Passo la parola sulla relazione sui neofascismi al dottor Ermete Fiaccadori, presidente ANPI Reggio Emilia. Bene, grazie. Direi che sul significato del 28 ottobre già ci si è diffusi, già Zambonelli ha spiegato le premesse e il significato di quel fatto. C'è però la novità di questi ultimi giorni. Roberto Fiore, leader di Forza Nuova, ha proposto, come sapete, di fare una manifestazione per celebrare la ricorrenza del 95esimo anniversario di quella data tragica della marcia su Roma. Poi il ministro Minniti è intervenuto dicendo che una simile richiesta non sarebbe stata accettata, anche se in quel momento ne era stata fatta. A quel punto Roberto Fiore, preso un po' in contropiede, perché probabilmente sperava di farla franca e di riuscire a mandare in porto il proprio disegno, prima hanno deciso di annullare la manifestazione, poi hanno detto no, la faremo in un'altra data, no, gli cambieremo un po' i caratteri, la faremo il 4 novembre che è il giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Cioè stanno cercando di fare confusione per poter, in una discussione che non trovi il filo conduttore del significato politico della loro azione, poterla comunque fare in una qualche maniera. Poi interverranno sugli ius soli, contro gli immigrati, useranno a quanto sembra parole di questo genere. Roberto Fiore però ha un piccolo bigliettino di presentazione: è stato condannato per banda armata e per associazione sovversiva per la strage di Bologna. E poi è riuscito, dopo 19 anni di espatrio, a rientrare senza dover scontare un giorno di galera. Però il suo curriculum è questo, e oggi tenta di ritornare all'azione politica con un'organizzazione come Forza Nuova che vuole portare avanti questo tipo di iniziative. In questi giorni abbiamo assistito tutti ad una cosa che ha colpito molto: il fatto che i tifosi laziali abbiano fatto circolare la foto di Anna Frank con la maglia della Roma per scatenare l'odio dei biancazzurri della Lazio contro i giallorossi romani. Cioè siamo alla follia pura, no? Perché una cosa di questo genere, una follia pura, se non fosse che le curve dei tifosi di calcio sono dei covi fascisti, di picchiatori, di violenza, di provocazione, e sono degli strumenti e delle situazioni alle quali aderiscono tanti giovani che non conoscono la storia, che non hanno presente il significato di certi slogan, di certe immagini così come sono state diffuse. Questo, proprio per collegarmi a quello che diceva Sassi all'inizio e poi Zambonelli, testimonia l'ignoranza dei giovani
sulla storia del Novecento, su quello che è alle nostre spalle. È drammatica che possa succedere una cosa di questo genere senza che un minimo di reazione all'interno anche di un gruppo così particolare possa avvenire. Ma ancora più drammaticamente dimostra che la destra ha in animo e ha le condizioni per portare avanti una sua azione di carattere neofascista e portarla avanti anche in un quadro di carattere politico che è molto pericoloso, che può determinare situazioni con dei riflessi nella situazione politica del nostro paese molto pesanti. Ecco, ho voluto fare questa premessa perché queste sono le vicende che sono successe negli ultimi 10 giorni. Noi fino a qualche settimana fa abbiamo parlato di 2 progetti di legge che erano Fiano ed altri, diciamo, che poi uno era del 2013 e uno era del 2015, questi progetti, che sono confluiti poi in una decisione adottata, in una legge approvata dalla Camera dei Deputati il 12 settembre scorso. Una nuova legge contro la quale si stanno scatenando tutta una serie di valutazioni, secondo me abbastanza superficiali, perché una legge che aggiorna quella che è la normativa di contrasto di carattere penale nei confronti dei fenomeni fascisti. Una legge più chiara di quelle che noi abbiamo, che le vediamo subito, e anche, io spero, mi auguro, di più facile applicazione, di più pronta applicazione. Le leggi oggi in vigore sono 2, la legge Selba del 1952, che vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del partito fascista e vieta l'apologia di fascismo. E la legge Mancino del 1993, 41 anni dopo, che punisce invece la propaganda di idee fondate sulla superiorità, sull'odio etnico o razziale, sull'istigazione alla violenza per motivi razziali, etnici o religiosi. Quindi sono 2 ambiti abbastanza specifici e precisi. Sono leggi importanti, quelle sulle quali è oggi basata la lotta ai fenomeni del fascismo e della superiorità e della sopraffazione, datate però, perché una è di Selba del 52 e una 93 ha quasi 25 anni, e che sono state applicate in modo molto difforme dai giudici del nostro paese, che quindi presentano delle sentenze tra di loro spesso contraddittorie per fenomeni abbastanza simili, o comunque situazioni, adesso io poi vengo rapidamente, che lasciano molto perplessi come interpretazioni di quelle 2 leggi, perché c'è un aspetto di possibile interpretazione, pur essendo leggi importanti, molto ampie, proprio perché, come dicevo, sono datate, hanno un retroterra segnato dal tempo. È evidente, qui è stato detto e non mi diffondo oltre, che quello di cui sto parlando è l'aspetto penale, ma c'è una questione di carattere culturale ben più ampia, che se non si può pensare di vincere una battaglia contro il fascismo con le leggi penali, se non c'è un'azione di carattere culturale, di conoscenza, di informazione, di acculturamento del significato della nostra storia e di fatti, come qui sono stati ricordati, la legge penale è la traduzione di una norma di comportamento civile tra di noi nella comunità che deve risolvere chi viola queste norme. Il nostro paese però, a dimostrazione di quello che sta succedendo, è che non ha mai fatto fino in fondo i conti col proprio passato, con il regime fascista e con le articolazioni nella società che in particolare il regime fascista aveva con 20 anni di potere realizzato nei tutti i gangli dell'Italia. Tenete conto che ci sono degli aspetti
molto significativi, se volete singolari, ma molto significativi al riguardo. Per esempio di quello che è successo nella polizia alla caduta del fascismo. Giglio Mazzi nel suo libro, no, Non eravamo terroristi, parla dell'epurazione degli ex partigiani nella polizia e ricorda che lui non fu ammesso al corso di formazione per agente di polizia nel 1946 perché le ferite riportate in combattimento avevano leso la integrità fisica e psicologica di Mazzi e quindi non era idoneo all'arruolamento. Non è poi stato così. Giglio Mazzi è tutt'oggi vivente, in ottima salute, ma anche a 90 anni, però per dire che furono usati tutti gli strumenti. Giglio Mazzi, che era nella polizia ausiliaria immediatamente dopo la liberazione, non è potuto entrare nei ranghi della polizia col corso perché fu, in quanto ex partigiano, tagliato fuori in questa maniera. Ma nella magistratura tanti magistrati del periodo fascista sono rimasti, hanno continuato la loro carriera e hanno continuato a governare con mentalità, approcci, interpretazioni delle leggi che noi ben conosciamo. Nell'esercito, cioè stiamo parlando dei gangli vitali dell'organizzazione della nostra società. Se voi pensate che nel 1964, quindi non appena dopo la liberazione, quasi 20 anni dopo, il generale Giovanni De Lorenzo, comandante dei carabinieri, comandante generale dei carabinieri, pensa di realizzare il cosiddetto piano solo, e cioè un vero e proprio colpo di Stato, utilizzando in particolare l'arma dei carabinieri, la benemerita. Cioè, questo per dire come non abbiamo fatto i conti su questo, ma se veniamo anche un po' più avanti, negli anni 70 e 80, con la strategia della tensione, con l'azione delle forze eversive neofasciste, gli atti di terrorismo e le stragi, ne sono successi dei fatti drammatici di cui sentiamo ancora oggi l'eco. Piazza Fontana Milano, l'aereo caduto ad Ustica, Piazza della Loggia Brescia, il treno Italicus, dove, se voi andate a vedere all'interno delle carte di quei processi che poi sono stati fatti con successivamente, si parla di servizi segreti italiani deviati per poter realizzare questi fatti, si parla di un'azione dei servizi segreti contro lo Stato democratico, di depistaggi e una serie di massimi esponenti dell'esercito, dei servizi, non furono condannati perché non esisteva il reato di depistaggio. Allora non era presente nel nostro ordinamento giuridico, per cui se la cavarono a buon mercato. Il 2 agosto del 1980, 37 anni fa, a Bologna avviene la strage in stazione, 85 morti, 200 feriti, condannati i neofascisti del NAR, Licio Gelli, il SISMI, il servizio di intelligence italiano, coinvolto dentro in questa vicenda, i mandati della strage non si è ancora riusciti a conoscerli perché forse ci sono degli elementi nuovi in queste ultime giornate che potrebbero riaprire qualche archivio, si spera. Roberto Fiore, dicevamo prima, il nostro leader di Forza Nuova, viene condannato per questa strage. Per chiudere il capitolo del ricordo di quello che è stato nell'excursus dei decenni passati la vicenda dei neofascismi nel nostro paese. Noi questa deriva non si è ancora ovviamente conclusa, si è rilanciata, ha ritrovato nuovo slancio e soprattutto lo trova quando non si conosce ciò che è accaduto, quando i giovani sono preda con gli strumenti più moderni delle facili slogan che vengono portati avanti in tante realtà, nelle curve degli stadi piene di giovani, di cos'è stato il fascismo.
non c'è un'azione costante per tenere viva la memoria, per ricordare fatti e situazioni che sono accaduti e che potrebbero riaccadere di nuovo, perché questa è l'altra drammatica valutazione da fare, con tentativi di minimizzare, di portarli come è stato fatto ultimamente, come atti di goliardia, non invece fatti politicamente così pericolosi e gravi da condannare e da combattere, ma atti di goliardia di questi giorni. Se andiamo a vedere i giornali di ieri e dell'altro ieri sulla vicenda della Lazio, di Anna Frank, così si è parlato, così hanno detto alcuni dei protagonisti di questa vicenda. Quindi certamente non saranno le leggi a risolvere il nostro problema, ma è opportuno che ci siano anche quelli, e un aggiornamento ci può essere utile. Tenete conto che della necessità di fare un po' i conti c'era fin dall'inizio. La legge Selbe del 1952 dice che è necessario far conoscere in forma obiettiva ai cittadini, ed in particolare ai giovani delle scuole, le cronache dell'azione fascista. Compilare apposite pubblicazioni, dice la legge, da adottare per l'insegnamento. Allora, parliamo del 52, per avere il protocollo ANPIMUR, Ministero dell'Università, Istruzione, Università e Ricerca, e per poter andare in termini ufficiali all'interno delle scuole come associazione partigiana, ci è voluto il 2014. Ci siamo arrivati per la prima volta nel 2014 per collaborare in modo ufficiale alla luce del sole, e non solo per la buona volontà di qualche insegnante, di qualche istituto, per andarci in modo organizzato, in modo sistematico, per poter provare a avere l'accesso in tutte le scuole, non solo laddove ci sono gli insegnanti sensibili. Questo era un dovere scritto nella legge italiana da Selba nel 1952, e nel 2014 si è fatto, solo nel 2014, questo tipo di protocollo. Ecco, su questo e sugli sviluppi più recenti, l'Ampi Nazionale e Patria, che è la rivista dell'Ampi Nazionale, hanno fatto una ricerca che hanno denominato La Galassia Nera su Facebook. È una ricerca molto interessante. Tenete conto che, per darvi un'idea, ci sono circa 500 pagine nostalgiche, fasciste, di Mussolini e di altri gerarchi, per darvi un'idea. Ci sono 3600 pagine complessivamente esaminate ad oggi, sempre in evoluzione, perché la ricerca è anche attualmente in corso. Nelle organizzazioni più forti di questa ricerca troviamo Casa Pound, che è quella di colore verde, che vedete nella cartina di colore verde, che ha 680 pagine, costituita nel 2008 come azione di promozione sociale, è un vero e proprio partito, e abbiamo Forza Nuova, colore arancione, 720 pagine, il fondatore e il leader è Roberto Fiore, quello condannato nel 95 per la strage di Bologna, che testimoniano la dimensione e l'articolazione. Tenete conto che ogni puntino che voi vedete in questa cartina, andando a cliccare, è un'associazione, è un'organizzazione, è una pagina con dei documenti, con delle fotografie. E laddove voi vedete queste macchie è perché sono tanti i puntini di queste associazioni e organizzazioni che hanno dato vita a questa macchia, la sovrapposizione dei punti, dicevo prima, 680, 720, quindi sono vere e proprie macchie in questa galassia, nella quale poi con altri colori è stata fatta variopinta ad hoc, proprio per, e approfondendo questa ricerca, vedrete che i vari colori riguardano organizzazioni che operano nei diversi settori, perché poi queste associazioni, Casa Pound e Forza Nuova, si articolano in modo molto ampio e con miriade di
associazioni a loro collegate, di iniziative, di attività che mascherano il loro disegno di carattere politico, che li presentano come organizzazioni dinamiche, soprattutto con gli nuovi strumenti, con Facebook, con internet, con gli strumenti che di più i giovani praticano, quindi che non conoscono la storia, indifesi da questo punto di vista, si trovano slogan semplici che attirano fortemente i giovani, con iniziative anche interessanti, e diventano il crogiolo della nuova destra, delle nuove aggregazioni, dell'inserimento di nuove forze. A Reggio Emilia abbiamo una realtà che ben conosciamo, che è Centro Studi Italia, condotta dall'avvocato Tadolini, ma io non voglio fermarmi su questo, perché insomma Reggio ha una sua storia con delle situazioni anche delicate. Questa foto di Fabbrico è uno dei punti più dolenti che noi abbiamo, la presenza di questi fascisti alla celebrazione della battaglia di Fabbrico, e puntualmente loro si presentano con le loro bandiere, i loro stemmi, proprio in coincidenza con quell'avvenimento. Finora ci abbiamo provato, ma non siamo riusciti a debellare questa presenza. Continueremo a provarci, vedremo nuove forme, ma purtroppo fino ad ora non ci siamo riusciti. Tenete conto che negli sviluppi, io prima vi ho parlato degli ultimi quelli degli ultimissimi giorni, ma nelle settimane, nei mesi precedenti, avevamo avuto anche altre vicende clamorose, soprattutto frutto di una ricerca che è stata fatta, portata avanti da Repubblica e da un giornalista che è specializzato proprio nel curare questo settore, che abbiamo avuto anche nostro ospite recentemente a Reggio Emilia. Uno è stato quello dello stabilimento balneare di Punta Canna nel Rovigotto, con tutte le immagini del fascismo. L'altra, gravissima, la commemorazione fatta al campo 10 del cimitero maggiore di Milano, dove ci sono tutte queste persone che fanno il saluto romano ai caduti della Repubblica Sociale Italiana, sono stati indagati per apologia di fascismo e c'è una proposta di archiviazione non ancora fatta propria dal Tribunale. Se quella immagine precedente non è apologia di fascismo, io mi chiedo che cosa deve succedere perché esista il reato di apologia di fascismo. Per quello io vi dicevo, la nuova legge che io mi auguro e auspico che venga adottata dal Senato rapidamente dovrebbe metterci in condizioni di avere qualche strumento in più. Poi vedremo se effettivamente succederà. L'episodio che ci ha riguardato è stato quello di questo manifesto che è stato posto davanti al Palazzo della Provincia la mattina del 27 maggio, quando noi abbiamo fatto una iniziativa nel salone del Consiglio Provinciale intitolato Essere antifascisti oggi, riflessione e impegno contro tutti i fascismi. Abbiamo fatto un incontro e questo è stato il benvenuto che ci è stato dato dai fascisti reggiani, lotta sociale, attenzione, disinfestazione. Sabato 27 maggio, Puzza di Vecchio e Di Marcio, ovviamente rivolto a noi che avevamo indetto questa manifestazione. Tenete conto che, per darvi un'idea e per chiudere poi rapidamente, la Corte di Cassazione, in una sentenza del 2014 su un processo fatto a Napoli, ha scritto: Casa Pound è un'associazione sovversiva. Le sue condotte derivano da una strategia orientata alla sovversione del fondamento democratico del sistema. Questo non lo scrive un qualche provocatore. La Cassazione, per il processo di Napoli. La stessa Corte nel 2010 e nel 2011 si era pronunciata dichiarando che è legittimo, si era pronunciata contro un'affermazione che Forza Nuova aveva ritenuta lesiva, è legittimo equiparare Forza Nuova
a una formazione antisemita e nazifascista. Questo è la Corte di Cassazione sia nel 2010 che nel 2011. È evidente che a fronte di sentenze che hanno questo carattere, con contraddizioni, situazioni ben diverse, comportamenti di altre corti ben diverse, fanno venire qualche dubbio sull'effettiva utilizzo e interpretazione delle norme vigenti. Però al di là di questo, che io mi auguro con la nuova legge qualche passo in avanti si possa fare, ritengo che non possa non essere richiamato alla vostra attenzione il recente salto di qualità dell'azione di queste forze di destra, Forza Nuova e Casa Pound. Da scelte isolate di testimonianza, come in alcuni casi sono successi, invece con altri hanno dato vita, hanno cercato di organizzare delle reti a livello nazionale, non a caso hanno diverse sedi in tante province del nostro paese, loro stanno portando avanti un'azione di ricerca di alleanza, di Casa Pound e di lealtà azione nelle prossime elezioni. Puntano ad avere un minimo per poter entrare in Parlamento, adesso con la nuova legge elettorale di questi giorni si parla del 3%, puntano ad arrivare lì, ma anche per essere eletti, ma anche puntano ad una qualche alleanza nelle realtà nelle quali lo ritengono più favorevole e più opportuno. Tenete conto, e il collegamento che stanno determinando è quello con la Lega Nord, in modo sempre più esplicito, tenete conto che Salvini qualche settimana fa ha dichiarato, l'ha detto più, la televisione l'ha ribadito, l'abbiamo sentito tutti, che nel momento in cui saremo noi al governo cancelleremo le leggi Fiano e Mancino. Salvini non ha avuto il coraggio di dire che cancellerà anche la legge Selba, perché se poi andava a dire che era un pericoloso sovversivo Mario Selba, allora dopo poi qualcuno forse avrebbe cercato di capire, perché non risulta così dagli annali della politica italiana. Per dirvi al paradosso della situazione politica oggi nella quale siamo arrivati. Cercano di entrare nelle maggioranze, sono entrati nelle giunte, in alcune anche importanti, a Monza, sono entrati in alcune realtà anche della nostra regione, in qualche punto sono stati eletti dei sindaci con delle maggioranze con all'interno queste forze. Tenete conto che non molto distante da noi, a Parma, in uno dei comuni di Parma, è stata approvata la mozione, quella che è poi stata discussa anche a Reggio Emilia, per la messa al bando dell'ideologia comunista, non di un'organizzazione comunista, non di un partito, non di un'associazione, non di un qualche gruppo, ma della ideologia, che comincia a far pensare che chi ci ha lavorato vicino non abbia proprio ragionato a filo su queste cose e abbia portato avanti e voglia portare avanti un'azione di provocazione, ma un'azione molto pericolosa sul piano politico, perché se passa l'idea che possiamo muoverci su un piano di questo genere, allora dopo capisco che i principi della Costituzione, come diceva prima Sassi, vengono messi nel dimenticatoio. È chiaro che stanno cavalcando in tante situazioni un disagio sociale diffuso, le situazioni di difficoltà di carattere economico, la disoccupazione, il lavoro precario, la presenza di immigrati, le problematiche di difficoltà di inserimento. Si battono apertamente contro gli ussoli, cioè hanno una strategia di carattere politico che cerca di fare presa sulle questioni emergenti di carattere politico, sociale ed economico del nostro paese. Per questo il fascismo, i pericoli del fascismo non sono morti, non è morto, e non è solo violenza, perché si presenta con nuove forme, con nuove facce, con pericolose fiammate xenofobe nazionaliste, con di esclusione, sopraffazione da questo punto. Chiudo per dire, sono molto d'accordo, lo slogan potrebbe essere, e lo condivido, per chiudere quello che ricordava Sassi,
per combattere l'indifferenza, perché è questo un grande pericolo che noi abbiamo, la mancanza di conoscenza, la necessità di avere maggiore attenzione da parte delle forze politiche, del Parlamento, che insomma deve, a mio avviso, procedere con la nuova legge. Dare attuazione in modo più diffuso al protocollo ANPI-MIUR nelle scuole, in ogni ordine di scuola, divulgare i principi costituzionali, la base della convivenza civile nel nostro paese. Quindi dare corpo ad una coscienza democratica e antifascista. E quindi, da questo punto di vista, coinvolgere i cittadini, fare un'azione di lungo respiro di carattere culturale. In questo credo che varrebbe la pena, e credo che uno sforzo vada compiuto, anche per cercare di impegnare gli stessi consigli comunali, le rappresentanze politiche. Io ho assistito al Consiglio Comunale che ha discusso di questa vicenda della mozione per la messa al bando dell'ideologia comunista. Credo, io ho sentito, sono stato anni in Consiglio Comunale, ma a un livello così basso del confronto politico, io non lo ricordavo. Sono rimasto stupito negativamente dal basso livello e dalle espressioni che sono state utilizzate. Io ricordo le battaglie che abbiamo fatto, allora c'era la Democrazia Cristiana e i comunisti, c'erano anche altri, ma il confronto politico spesso era su questo. Ma c'era rispetto delle persone e rispetto delle posizioni degli altri. Poi si combattevano perché non si condividevano, ma oggi non c'è più rispetto, non credo neanche che sia una questione di rispetto, non c'è conoscenza. Cioè si dicono delle cose che non hanno fondamento. E su questo si costruiscono dei ragionamenti di carattere politico. Questo è veramente drammatico, per questo combattere l'indifferenza è lo slogan che anche secondo me è molto adeguato. Grazie. Se qualcuno vuole intervenire? Prego. Ho dimenticato una cosa che riguarda sempre questa camera del lavoro. Appena si entra nel cortile c'è una grande lapide con una grande falce a martello coronata di spighe. L'avete vista tutti, no? Quella lapide lì. Però non c'è scritto che cos'è quella cosa lì. E riguarda sempre Piero Maddalena. Oddio, questo qui è di Piero Maddalena, adesso ti racconto di Piero Maddalena. Io da bambino, quando avevo 7 anni, ho visto dei vecchi socialisti, poi c'erano i giovani comunisti, partigiani, che sono andati a scavare da sottoterra quella lapide che era stata nascosta dopo l'assalto alla cooperativa di Pieve Maddalena e la uccisione di Evaristo Ferretti, da cui sono partito all'inizio, era stata nascosta per tutti gli anni del fascismo e poi venne tirata fuori. Per me fu come una epifania, cioè una cosa bella, anche perché è un bello oggetto. E poi c'è un ex impiegato della cooperativa Cementori, di Cavazzoli, il quale mi assicura che quella lapide lì l'ha fatta la cooperativa Cementori. Guardate bene, che è una cosa curiosa questa dal punto di vista storiografico, se è vera, prima della prima guerra mondiale. Cioè una falce martello di prima, non quella sovietica. Non perché quella sovietica non merita un discorso, però quella falce martello. Io l'ho vista tirare fuori. Se qualcuno si sognasse di dire che quella lì bisogna tirarla via perché no, io mi metterei lì con un bastone in mano. Cioè, Vinci, chi è questo Vinci? È il capo di chi? Vinci? Della Lega, è uno della Lega Vinci, no? È lui quello che... segretario regionale. Perché anche avvocato. Sì, avvocato. Mamma mia, sai che tesi che fa. Cioè, questi simboli che fanno parte così profondamente della nostra storia, perché la falce martello è nata per indicare l'unione del lavoro, degli operai e dei contadini, per un'attesa di cambiamento, di giustizia sociale. La croce uncinata è nata proprio come simbolo della supremazia della razza ariana, è nata proprio con quello scopo, per indicare che ci sono delle... Adesso si parla del suprematismo negli Stati Uniti d'America, dei bianchi, il suprematismo. Nell'ideologia nazista quel simbolo corrisponde proprio.
Nel fascismo il fascio Littorio, che era anche significato, anzi, perché se guardate la lapide di Luigi Roversi, ex sindaco socialista di Reggio, morto nel 18, che c'è in via Farini, proprio davanti al palazzo di Ancini della Camera del Lavoro, che è questa lapide, ci sono due fasci Littorio del fianco, ma sono stati messi lì nel 1918, quando il fascio di Mussolini non esisteva. Sono fasci che ricordano i fasci repubblicani della rivoluzione francese, che c'erano anche lì i fasci repubblicani. Perché i simboli hanno, ma il fascio di Mussolini, che ha una certa struttura, ha un significato che non è assolutamente questo. Questo era socialista, ben diverso. La targa è rimasta sempre lì anche durante il fascismo, perché era là in alto e non si riesce neanche a leggerla. Io una volta sul notiziario ampio l'ho pubblicata con la scritta che c'è sotto, perché dice: in questa casa dove la solidarietà della classe operaia va formando, nel 18 eravamo, la nuova civiltà del lavoro, Luigi Roversi, dagli albori delle lotte e delle speranze, tacito, costante, devoto, temprò ai proletari le oneste armi della loro riscossa. E nel vicino palazzo del comune, per 16 anni sindaco, equo, infaticabile, saggio, prodigò alla pubblica cosa mente, cuore e vita. Lui è morto nel 18 e ha messo quella lapide lì. Comunque questa cosa, perché la fanno come una domanda che vorrebbe mettere in imbarazzo, ma fatta anche a me, devo dire. Ma come, loro se fuorilegge i simboli fascisti, loro fuorilegge anche la falce a martello, ma neanche per sogno. La falce a martello ha tutto un altro significato, che poi ne abbiano fatto un uso che non condivido è un altro discorso. Sarebbe come dire che siccome il tricolore è stato usato dal fascismo, sequestrato dal fascismo, su questo concetto io ci insisto sempre, con i bambini lo capiscono al volo, ed è andato il simbolo del fascismo, anche lo stemma del fascismo, il tricolore col fascio Littorio in mezzo, allora dovremmo dire che il tricolore è il simbolo del fascismo, crederci? No, la resistenza ha restituito il tricolore a tutti gli italiani, lo ha fatto ridiventare il simbolo degli italiani tutti. Questo per primo l'ha scritto, un bellissimo articolo sul settimanale dell'Associazione dei Partigiani Italiani nel 1946, Valdo Magnani, ex combattente partigiano in Jugoslavia, poi segretario della Federazione Comunista, tutti sanno chi era Valdo Magnani, è un personaggio. Lui ha scritto un articolo bellissimo dove dice che quando in Jugoslavia i partigiani della Brigata Italia avevano il tricolore, hanno ridato dignità al tricolore, l'hanno sottratto dal sequestro fascista, l'hanno reso la bandiera degli italiani che credono nella libertà e nella giustizia. Queste sono cose importanti da capire. Mi fermo. Poi domani mattina noi abbiamo organizzato un presidio nella zona di Piazza Prampolini, antistante il Battistero, di fianco al Duomo, antifascista, che vogliamo, nel quale diffonderemo il volantino e della avversione all'idea della marcia su Roma e delle motivazioni che ci hanno portato alla iniziativa questa sera. Purtroppo abbiamo visto che i giornali non ci hanno dato per il momento rilievo, insisteremo, vedremo di avere maggior successo sul resoconto dell'iniziativa. Domani mattina dalle 9.30 alle 12.30 in Piazza Prampolini. Alessandro, sì, qui perché... Sente? Sì, adesso sì. Ma condivido l'aspetto culturale riguardo all'antifascismo che manca assolutamente in questo paese e ce ne stiamo accorgendo. Di certo non ce ne accorgiamo noi, modestamente, anche perché l'immagine
la povera Anna Frank, che è stata assunta alle cronache in questi giorni, adesso ha riportato questo argomento all'attenzione degli italiani, però tutto sommato i giornalisti se ne guardano bene, insomma, di analizzare per bene la questione, insomma, no? Parla di razzismo, antisemitismo, però insomma il problema non lo si vuole mai affrontare fino in fondo, insomma, qui c'è una questione di fascismo che è un nodo che va avanti da 20-30 anni, che santa Madonna, non lo si vuole risolvere, perché ci sono delle precise responsabilità politiche. E gli esempi che avete portato sono assolutamente pertinenti, nel senso che da quest'estate che va avanti c'è un'escalation di questi episodi, no? Li abbiamo visti tutta estate. Eppure però c'è sempre una timidezza di fondo, vabbè, adesso c'è la legge Fiano, uno dice sì, con la legge Fiano sicuramente avremo la possibilità il prossimo 27 febbraio sicuramente di risolvere la questione di Fabbrico, no? Credo, no? Quindi la possiamo utilizzare per Fabbrico la legge Fiano. Io però ho un dubbio che ti ho già manifestato la scorsa settimana quando ci siamo incontrati al nostro incontro al tunnel, cioè chi non ha mai fatto applicare la legge di apologia di fascismo in questi 20, 30 anni, 40 anni, adesso qualcuno mi venga a spiegare gli stessi come faranno ad applicare la legge Fiano. E qua c'è un altro snodo politico bello grosso che sarebbe anche ora di cominciare a risolvere, insomma, al di là delle chiacchiere. E dico questo perché vi porto due esempi che riguardano Reggio Emilia di queste settimane, che nessuno sa sicuramente. Lo scorso sabato 22 ottobre al Conad di Arceto c'era Solidarietà Nazionale Reggio Emilia che faceva la raccolta della pasta, cibo, esclusivamente per i bisognosi italiani. Quindi tutti gli altri che hanno necessità, quelli possono anche morire di fame. Allora io anche qua, perché poi sulle leggi bisogna poi anche essere un pochettino precisi, no? Allora io, siccome sono anche segretario di partito, quando devo fare un banchetto, devo chiedere un'occupazione di suolo pubblico, devo chiedere un permesso, anche quando vado di fronte a un supermercato, e quindi mi domando, Solidarietà Nazionale avrà sicuramente chiesto un permesso per stare lì davanti, quindi io dico, allora chi è che non ha? Sì, sì, però c'è sempre lo snodo politico di fondo, c'è. Poi, grazie alla nostra presidente di Casalgrande, è stata sventata un'iniziativa sulla Grande Guerra, la prima Grande Guerra, che sarebbe dovuta svolgersi dal 29 ottobre al 12 di novembre, che aveva tra le associazioni aderenti Associazione Terra Identità, vicina a Terra dei Padri. Queste qua, se le andate sulla Galassia Nera di Facebook, digitate il nome, li trovate tutti e li trovate. Solidarietà Nazionale, Associazione Terra Identità. Quindi anche in questo caso, grazie alla Monica, che ha nasato l'aria subito, è andata dal sindaco e gli ha detto, oh, guarda bene che questa qua è un'associazione che fa questo, questo e quest'altro. E l'iniziativa è stata annullata. E allora io dico che oltre all'aspetto culturale in tutto questo, io lo pretenderei però anche da parte delle istituzioni, però, perché cioè tuo padre, mio nonno, sono morti per quella roba qua. E allora pretenderei dalla parte delle istituzioni, che sono lì libere grazie al papà dell'Anna, al papà della Fiorella, e io pretenderei da questi maggiore attenzione. Insomma, se siamo capaci noi, nel nostro piccolo, di trovare queste cose che ci sono, no? Le vediamo tutti i giorni. Allora, santa Madonna, questi li abbiamo votati, sono lì grazie ai nostri voti, insomma, un pochettino del vostro mestiere lo fate ogni tanto, o lo fate soltanto quando... Perché, scusate, però io sono sempre molto,
molto diretto e franco quando si tratta di parlare, perché altrimenti poi si tratta sempre di parlarsi addosso e siamo sempre molto d'accordo quando si tratta di parlarsi addosso. E l'ultimo aspetto che dico sempre rispetto all'antifascismo è che in questo paese qua poi fondamentalmente non viene mai applicata la Costituzione. Cioè, quindi in questo paese qua la Costituzione viene tirata per la giacca in ogni occasione. Il 25 aprile è uno dei giorni preferiti per i quali sulla Costituzione bisogna giurare, bisogna consegnarla ai giovani diciottenni. Poi per tutto il resto dei 364 giorni dell'anno della Costituzione possiamo anche fare l'utilizzo che ci voleva fare Bossi fino a pochi anni fa. E poi questa Costituzione abbiamo visto come la sia stata utilizzata anche fino allo scorso dicembre. E mi ricollego al discorso dei supermercati, perché noi che raccoglievamo le firme allora per il referendum costituzionale, di fronte ai supermercati venivamo cacciati quasi a pedate. E quindi dicevano: no, voi volantini ve li andate a dare nel parcheggio. Allora io dico, un'associazione di fascisti viene tenuta lì davanti a un supermercato. Noi altri che raccoglievamo le firme per la Costituzione che riguarda tutti, venivamo scacciati come se fossimo i peggiori delinquenti. E allora, anche in questo caso qui, è ora di darci un taglio, è ora di finirla. Quindi le questioni o le affrontiamo fino in fondo o altrimenti saranno sempre discorsi vuoti, saranno sempre. E purtroppo ho l'impressione che i discorsi continueranno a essere quelli. E l'ultima cosa, poi finisco, come dicevi tu Ermete, questi stanno cavalcando quello che gli abbiamo permesso di cavalcare. Ossia, se si lascia uno spazio, una strada, una piazza vuota, sicuramente ci sarà qualcuno che poi la va a occupare. E questi lo stanno facendo. Se si lascia uno spazio politico vuoto, c'è chi ce lo andrà ad occupare prima di noi. E questi purtroppo lo stanno anche facendo. Ma abbiamo bisogno, santo cielo, che anche le istituzioni stiano dalla nostra parte, sgombrino le ambiguità. E siamo noi dalla parte della ragione della storia, non sono questi qui. E lancio l'ultimo appello finale, proprio perché le piazze non le dobbiamo lasciare vuote, e che finalmente, oggi siamo arrivati a questa iniziativa nazionale che riguarda tante piazze del paese, però dobbiamo metterci nell'ottica di fare veramente una grande manifestazione nazionale antifascista. Questa va fatta con l'ANPI in testa, va fatta con la CGIL, con i partiti, con chi volete, ma la dobbiamo fare soprattutto perché porteremo le ragioni dell'antifascismo finalmente nella cronaca nazionale, la portiamo, perché altrimenti qua si parla di fascismo e, come diceva Zambo, senza che nemmeno le persone sappiano che cosa sia, perché avremo un Vinci che ci viene a raccontare il contrario di quello che è la storia, avremo, perché in televisione non ce le raccontano queste cose qui, perché nei programmi della politica l'antifascismo non c'è più, non c'è. Una volta al Parlamento c'erano i grandi antifascisti, adesso chi abbiamo? Gli avvocati, i commercialisti. Allora io rilancio questa idea qua, grande manifestazione nazionale dell'antifascismo. Grazie a tutti. Cavallaro, il sindaco di Rubiera, prego. Innanzitutto ringrazio le associazioni che ci hanno regalato questo momento di riflessione, di approfondimento in una data così significativa, insieme. Penso che ci si trovi davanti a ad una urgenza democratica, nel senso che veramente ha fatto una buona carrellata degli ultimi episodi che conosciamo, vicini e lontani, e solo la fortuna di avere mio figlio che è romanista. Quindi nell'ultimo caso mi è capitato, è capitato così, io di Anna Franca ancora a 9 anni non gli avevo ancora raccontato, ho dovuto spiegargli come mai c'era una figurina con la maglietta della sua squadra, ma mi è venuta bene, insomma, nel senso che da questo punto di vista era già piuttosto sul pezzo e non aveva problema a condannare i tifosi laziali, ma
cosa peggiore è stato il seguito di questo episodio, nel senso che leggendo i fuori onda e ripeto, nulla dal punto di vista calcistico, ma leggere poi come c'è stata questa cerimonia che è stata ridicolizzata, io penso che in un caso del genere sia inammissibile che la federazione non abbia preso dei provvedimenti un po' più seri di quelli che ha preso. Non può essere che ci sia agibilità in un campionato di calcio e quindi in una delle cose che pervade, come dire, il sentito popolare a gente che si comporta in questo modo qua. Voglio dire, c'è da togliere la patente a un presidente che dice cose del genere, e poi dopodiché abbiamo visto Bologna, insomma, oggettivamente quello dà l'idea del fatto che ci sia una coscienza collettiva che ormai ha sdoganato una serie di cose che sì, sulla rete si manifestano in maniera abbastanza facile, molto più facile star lì a fare già il problema dei leoni da tastiere piuttosto diffuso su tante cose, figuriamoci, è ben più complicato organizzare una manifestazione che aprire una decina di pagine magari in ripetizione e agganciarsi, badate, su un'attualità su cui tornerò dopo che mi preoccupa tantissimo, per fare ascolti e diffondere questi virus, spesso anche da gente che, intendiamoci, non solo non conosce la storia, ma non conosce neanche il fascismo. Penso che in massima parte abbiamo a che fare semplicemente con una radicale ignoranza, gente che è affascinata da un brand di successo, soprattutto tra i giovani, no? Che vivono come, lo vedono come un segno forte, eccetera, due immagini, due cose retoriche, e non studiano, non leggono, non sanno niente. Gente che pensa che le leggi razziali in realtà siano una montatura, una storia, perché in Italia poi alla fine agli ebrei non abbiamo fatto niente, lo si sa che è così. Io ho la fortuna di avere in ufficio alle mie spalle le collezioni delle leggi, è presente quella collana, no? Le leggi d'Italia dalla metà dell'Ottocento in poi, e c'è anche il volume del 33 con la relativa pubblicazione. Io quando arrivano le classi, io lo tiro fuori, nel senso che bisogna farglielo vedere che questa legge qua c'è ed è fisicamente presente alle mie spalle. Devo anche dire che un po' di leggi scritte soprattutto di quella collana, quelle di fine 800, sono scritte particolarmente bene rispetto a quelle che facciamo adesso. Sono tre paginette che fanno un po' invidia, hanno dei legislatori piuttosto lucidi, diciamo. Dopo, adesso una sola legge tiene più o meno tutta la libreria che ho alle mie spalle. Comunque c'è ignoranza anche lì. La rete è uno strumento che è fantastico per diffondere polarizzazioni, linguaggi anche grafici che si prestano bene perché sono tutti riciclati. Io devo dire con una certa soddisfazione che uno dei gruppi che compariva è stato cancellato da Facebook anche su mia segnalazione. Non credo di essere stato l'ultimo o l'unico, però i giovani fascisti italiani, Facebook mi è arrivata la notifica, sono un bel pomeriggio, insomma, quando ti arriva la notifica che quella pagina è stata cancellata. E io penso che questo tipo di attivismo civico internetiano, che non presenta particolari rischi perché le segnalazioni sono anonime, ma tutti lo possono fare mentre siamo lì col cellulare a fare tante cose utili o non utili, mandiamo una segnalazione, perché poi alla fine su questi grandi numeri un po' di cose si riescono a far semplicemente togliere. Ecco, la rete amplifica questo tipo di virus e oggi ci troviamo di fronte a un'opinione pubblica che purtroppo abbocca parecchio, perché c'è il fascismo doc, cioè quello degli organizzati, quelli brandizzati, quelli inseriti nelle reti di associazionismo, eccetera. C'è oggettivamente un momento in cui alcuni valori che sono alla base del fascismo stanno riprendendo quota, basandosi esattamente su alcuni dei meccanismi che li hanno generati e che li hanno portati a successo in Europa in una certa fase storica. Dico in Europa perché in Italia abbiamo un problemino, ma mi pare che a livello continentale il ritorno delle destre, non quelle liberali che piacciono a tutti anche se magari non le votano, ma il ritorno di ideologie nazionaliste, neonaziste,
stia avvenendo con dei numeri sempre più preoccupanti e con partiti che avranno sempre più ruoli anche di governo. Io sono terrorizzato dal razzismo diffuso che percepisco, perché che nasce da delle preoccupazioni legittime per la sicurezza dei cittadini e che spesso finisce per individuare, per sbagliare completamente l'obiettivo delle proprie preoccupazioni. Abbiamo i media che mettono in evidenza tutti gli episodi di criminalità che riguardano i richiedenti asilo, che ci sono, per carità. Figuriamoci se non esistono in natura richiedenti asilo che rimangono coinvolti nelle vicende che abbiamo visto o che finiscono dentro le reti dello spaccio, naturalmente come ultimi della catena e via dicendo, per carità. Ecco, abbiamo presente però, d'altro canto, quanto razzismo invece si è sviluppato nei confronti, io dico, degli africani. Io ho parlato con alcuni di loro che sono terrorizzati, gente che non riesce più a trovare una casa in affitto, anche se sono in due che lavorano a tempo indeterminato, lo straniero, ma sono qua da 15 anni, lavoriamo tutti e due, perché non mi dai la casa? E si sta oggettivamente montando una situazione nel paese che sicuramente nasce da una situazione di crisi economica, cioè nasce sempre da delle difficoltà collettive, da delle paure, eccetera, che anziché trovare una soluzione, magari nella politica, magari nel rasserenarsi delle cose, va a finire sotto quella coltre di come dire, quella reazione che in sociologia è abbastanza elementare, di andarsela a prendere con quelli che sono subito sotto di te e nell'individuare al di fuori di te la causa di tutti i tuoi problemi. Meccanismo molto semplice. Io credo che sia all'interno di questo humus che gonfia il petto anche chi si occupa professionalmente di fascismo. Io la locuzione neofascismo non so più se sia, perché qui ormai siamo a una netta linea di continuità. Non c'è nulla di nuovo nei fascismi che vediamo in giro adesso. È assolutamente tutta roba di primissima qualità, diciamo, di primissima continuità storica. Credo che, se quindi sia è assolutamente importante e urgente concentrarsi nel combattere quelli che si vantano di un simbolo, quelli che cercano di trasformare in carnevalate, adesso la marcia su Roma, prima bisogna riaprire le case chiuse, sennò per l'appunto la rievocazione non verrebbe all'altezza, ecco, delle vere testimonianze del tempo. Insomma, la baraccata non viene bene, ma poi qualcosa si trova, per carità, gli organizzatori si sarebbero arrangiati comunque. Ma così come diciamo, c'è da occuparsi quindi di chi, in base anche a dei percorsi ben precisi, delle logiche politiche ben precise, approfitta di questo clima per cercare di sdoganare cose che non suonano più come una bestemmia, tanto per essere chiari, ma come libere constatazioni e libere affermazioni, che in democrazia bisogna pur dare cittadinanza a tutte le idee, no? Cioè, queste sono le cose che, ecco, si approfitta di questo. Ecco, mentre ci occupiamo di quello, è necessario occuparsi però anche dell'humus che sta dando le vele, sta gonfiando le vele di questa gente qua. Io sono contento se passerà in via definitiva una legge che renda più applicabile una serie di cose. Sono scettico anch'io sulla sua applicabilità, e lo dico in maniera, sono contento se il Parlamento raggiunge un obiettivo chiaro in questo senso. Sono scettico sul fatto che questo, come dire, ci cambi oggettivamente le cose. Prima sentivo sentivo Fontanesi evocare anche il tema del controllo da parte degli enti locali, delle amministrazioni comunali rispetto a quello che succede. Fatto sta che non è che ci siano tantissimi strumenti per negare uno spazio pubblico. Una sala pubblica sì. L'altro giorno, parlandone un po' con Ermete, ipotizzavo per esempio che potesse essere utile
almeno sulle strutture di proprietà pubblica, non su una piazza o su una strada, su cui è piuttosto complicato imporre limitazioni di qualsiasi tipo e soprattutto entrare nel merito del dire tu sì, tu no. Ovviamente ogni comune ha uno statuto, se dentro lo statuto comunale si mettono dei riferimenti precisi rispetto a cosa si può svolgere nelle sale di proprietà comunale. Noi abbiamo, per esempio, nel caso di Rubiera abbiamo un richiamo ad alcuni valori, all'integrazione della famiglia umana, tutte cose che furono a suo tempo votate unanimemente in consiglio comunale, che se qualcuno ci chiede di fare una manifestazione, che so io, antisemita in una sala pubblica, diciamo no, guarda, lo statuto del comune impedisce di dare questi spazi a un'iniziativa di questo tipo qua. Ma anche solo raggranellando qualche articolo della Costituzione, inserendolo in questo strumento, chiarendo nei regolamenti che gli spazi pubblici si danno e che sono retti, essendo pubblici dalla Costituzione della Repubblica Italiana, si danno a chi si riconosce in quella Costituzione, non a iniziative che infrangono questo tipo di questo tipo di sistema valoriale. Quella è una cosa che probabilmente si può fare ed ha uno strumento regolamentare amministrativo in più di impedire semplicemente che uno possa affittare una sala del comune, una sala comunque di proprietà pubblica. Altro discorso sono i patrocini, lì invece i patrocini c'è una libertà di valutazione da parte delle amministrazioni che lì devono esercitare la propria discrezionalità. Sui piazzali dei supermercati non saprei dire, probabilmente se aveste fatto una raccolta alimentare il supermercato sarebbe stato più contento, perché immagino che indifferentemente uno che si piazza lì a raccogliere roba da mangiare, che compra al supermercato fa comodo, no? La penso così, perché non ho idea di cosa pensi il proprietario del Conad di Arceto, ecco, dal punto di vista politico. Magari la prossima volta mettete anche una roba dove devono comprare qualcosa in negozio, vi fa anche raccogliere le firme. Sto scherzando naturalmente, però è tutto abbastanza complicato. Certo che la cosa peggiore è dover pensare di istituire dei divieti, perché non c'è una censura sociale automatica, una valutazione di sdegno etico che parte automaticamente rispetto a chi si trova davanti alla postazione al supermercato e dice anzi no, ma avete ragione, guardate, pensiamo agli italiani perché gli altri è giusto che muoiano di fame. Noi dobbiamo muoverci, secondo me, a partire da quel tipo di problema lì. Quindi la rieducazione che evocava Ermete, in realtà è da fare, la rieducazione è un bruttissimo termine, è da costruire in una, però ormai ci siamo, permettetemi, perché quando abbiamo passato all'educazione, siamo arrivati alla maleducazione, adesso in qualche modo c'è da resettare il sistema. E guardate che, l'avete visto il sussidiario nelle scuole che è finito agli albori, cioè con il passaggio sugli immigrati che spiega che sono tanti, sono tutti clandestini e che sono aumentati molto, ma dove? Cioè, voi li avete letti i dati, per esempio, dei nostri territori? Sono calati, sono andati via quelli che sono arrivati alla crisi, quelli che lavoravano e hanno smesso di lavorare o sono tornati a casa o sono andati in un altro paese. C'è un ritratto, comunque diciamo, occuparsi dei fondamentali, secondo me è fondamentale per levare il vento in qualche modo a sta roba qua. E va benissimo ipotizzare delle regole, possiamo anche studiare, credo insieme, delle regole che rendano più facile evitare che provocazioni o iniziative virulente si possano svolgere sul nostro territorio, sempre ricordandoci che quando uno custodisce dei valori democratici, al piccolo problema che rispetto a chi custodisce dei valori fascisti ha persino la preoccupazione di garantire il pluralismo. Lo dico perché magari vai a autorizzare una manifestazione che ti hanno spiegato che è un approfondimento sulla storia di Israele e poi è un'iniziativa che nega la Shoah. Lo sai quando sei lì, può capitare, perché però le regole da sole in qualche modo non bastano. Io ho parlato con qualche collega, Ermete, adesso il livello dei dibattiti nei consigli comunali sei te che avevi abitudini troppo buone, nel senso che, guarda, ti posso garantire che facciamo il possibile, insomma, non è che peggiorano le generazioni, diceva qualcuno, peggiora un po' tutto, insomma, fanno dei ragionamenti un po' più semplici rispetto
a 20 anni fa in Consiglio Comunale, lo dico avendo letto un po' di verbali di certe discussioni che ci sono state, che andrebbero messi, pubblicati. Adesso si armeggia e si pensa sempre a quello che succede fuori dall'aula, mai a quello che è la discussione lì davanti. In realtà non ti interessa convincere nessuno dei presenti, perché sai benissimo che è proprio difficile che si stia nel merito della discussione o che qualcuno possa cambiare idea per le cose che stai dicendo. Questo è un altro problema della nostra democrazia, però, perché in mezzo al clima che descrivevo prima, anche l'incapacità di convincersi a vicenda o di riconoscersi lealmente nei ruoli provoca poi dei mostri, e sono cose che in questi giorni mi preoccupano parecchio, perché credo che in questo paese stia venendo a mancare la capacità di trovare degli elementi di unità sulle questioni fondamentali, cose che invece nella fase della storia che ha generato la nostra Costituzione è successa. E come dire, io non so dirvi come far, se è possibile rigenerare un clima costituente in questo paese, non per cambiare la Costituzione, ma almeno per cambiare il clima. La Costituzione, tutto sommato, anch'io avevo comprato le copie prima da dare ai ragazzi e non ho dovuto aggiornare l'edizione e mi trovo bene, insomma. Però sapevo i tagli che ci sono, l'edizione del Senato costa poco, quindi, ma davvero occupiamoci anche del clima. Quello è una pluralità di azioni, che sono azioni politiche, azioni amministrative, azioni anche delle associazioni. Sono azioni che devono necessariamente interessare anche i movimenti politici, sono azioni che devono mobilitare i cittadini. Io inviterei, quindi, secondo me le due cose che mi vengono in mente sono queste: provare a valutare se esiste la possibilità di intervenire sugli strumenti amministrativi per, come dire, senza aspettare la legge Fiano, provare a chiarire che cosa ha dignità di avvenire in uno spazio pubblico, perché proibire non è nelle nostre disponibilità, neanche nelle nostre volontà. Perché proibire una manifestazione è una questione sempre piuttosto delicata. Dico, impedire che si svolga in uno spazio pubblico e che possa essere in qualsiasi modo ricondotto ai crismi di una istituzionalità, questo è tutto un altro paio di maniche. Questo invece è assolutamente da fare. E l'altra cosa che io invito, ripeto, tutti a fare è un po' di volontariato spicciolo sul web. Sarebbe bello creare anche una specie di brigata digitale che si occupi di fare un po' di pulizia. Se pian piano un po' di gente comincia a segnalare tutti i giorni, anche gli algoritmi alla fine rispondono con più attenzione sulle varie segnalazioni, e magari un po' di questi di queste aquile da tastiera ce le leviamo di torno. Possiamo, adesso se l'ampi è disponibile, però guardate che è un passatempo che si può fare anche in maniera abbastanza autonoma. Mentre uno aspetta il tram, ne segnala 5 o 6. No? Tutti quelli che hanno uno smartphone a Facebook. Come pagina che promulga o violenza o razzismo, eccetera. Sono le poche cose su cui anche Facebook si cancella, perché non vuole problemi, insomma, questa è la verità. Comunque, grazie di tutto. Io, da parte, come dire, mia, vi garantisco che riferirò un po' di colleghi anche quello che è emerso stasera, e per queste due cose pratiche, insomma, sono disponibile per gli approfondimenti del caso. Grazie di tutto. Grazie al sindaco di Rubiera Cavallaro, grazie della sua precisione. Venga qui, la signora Vitale. Sono stata anche stimolata parecchio dall'intervento del sindaco di Rubiera, perché Alessandro qui ha posto delle questioni molto serie, e a me viene da dire subito questo:
l'esempio viene e deve venire dall'alto, come il pesce puzza dalla testa. Allora dico questo perché i segnali che ci vengono dalle massime cariche istituzionali del paese sono segnali negativi. Noi veniamo anche dal famoso ventennio berlusconiano, che addirittura sul 25 aprile sappiamo tutti l'atteggiamento che aveva. Ci mancava poco che dicesse vado a pescare, ed era tutto un dire. Quindi sono cresciute delle generazioni di giovani su questa sottovalutazione. Abbiamo assistito a uno scrittore, Pansa, che da quello che faceva l'elogio e raccontava le storie della resistenza della sua zona, ha scritto 3 libri micidiali da questo punto di vista. Quindi ci sono degli esempi gravi. Io faccio questo rapporto anche alle decisioni, al metodo assunte dal governo nostro in questi giorni, sono segnali estremamente negativi. Saltare la discussione su una legge così importante come quella elettorale, e la Costituzione in un articolo qua dice che il voto deve essere libero ed eguale. Eguale vuol dire che il mio voto, a seconda di dove voto, per una minoranza, per un piccolo gruppo, alla fine deve essere un voto che conta, non può essere cancellato. Faccio questo esempio anche perché il dibattito in Parlamento su una questione così importante, cruciale, è stato completamente annullato e mortificato. Allora, la chiudo qui perché non volevo riaprire un capitolo che anche questo, secondo me, come democratici e democratiche dovremmo affrontare. Perché sappiamo che al voto andrà meno gente possibile e non è questo l'obiettivo che si deve dare un governo di un paese che si definisce democratico. Per cui, ripeto e sostengo, l'esempio deve venire anche dalle massime cariche dello Stato e dovremo avere il coraggio di denunciarlo quando questo non avviene. Dobbiamo avere la forza, ecco, di denunciarlo. Questi non sono atti e gesti da un paese democratico. Quando la seconda carica dello Stato se n'è uscito con quelle parole che sono dei macigni, io dico anche noi, democratiche e democratici, che cosa possiamo fare? Non essere indifferenti. Questo assolutamente no. Questo volevo dire. Grazie, grazie. Allora facciamo presentare da lei perché non sappiamo. Buonasera, io mi chiamo Claudia e ho letto sul giornale di questo incontro, quindi per quello che mi trovo qua questa sera. Niente, io volevo fare una semplice riflessione partendo proprio dall'ultimo fatto di attualità, quindi se ne è parlato anche questa sera, appunto si è parlato di quello che è successo in relazione ad Anna Frank, insomma. Allora, io ricorderei più che altro uno slogan che è emerso proprio in questi giorni, no? I tifosi della Lazio hanno usato proprio questa espressione, viva la Lazio, noi siamo i tifosi che appoggiamo appunto, no, che bello è, noi appoggiamo la scusate, sono presa un po' dall'emozione, scusate, non sono abituata a parlare in pubblico. Comunque, che bello è, noi rappresentiamo una squadra a forma di svastica, che bello è, come Herman S. Cioè, della serie, esatto, perché c'è la SS, quindi, esatto, c'è un richiamo comunque ad Herman S, no? Allora, io trovo questa espressione, diciamo così, altamente offensiva, soprattutto ricordando che ci troviamo in un contesto dove noi dobbiamo ricordare che Anna Frank è morta di tifo in un campo di concentramento e che noi oggi in Italia in un campo abbiamo dei tifosi che si permettono appunto di uscire con queste espressioni veramente infelici, dove ricordo comunque che queste bande nere di fatto sono come dire appoggiate anche dai vertici calcistici.
Quindi è questo anche il tema, che è legato anche a quello che diceva il ragazzo nel primo intervento, cioè, e anche a quello che ha riferito prima la signora. Cioè, noi dobbiamo partire da qui. Dobbiamo partire da qui. E mi riallaccio anche all'altro discorso che si è fatto questa sera. Cioè, voi parlavate del fatto che la storia deve essere conosciuta, e dobbiamo impegnarci, eccetera, eccetera. Però io dico, anche voi che rappresentate il sindacato, cioè, sapete benissimo che abbiamo un ministro, la Fedeli, tra l'altro, cioè, manco laureata. Allora, sì, lo so, però io dico... cioè, oggi l'intervento che questo ministro ci ha fatto è il chiedersi se appunto promuovere una legge per, come dire, a tutela dei minori affinché questi possano essere accompagnati, quindi presi a scuola in, diciamo così, con la massima sicurezza, no? Quindi anche da parte dei genitori. Ecco, io dico... Parlando anche di storia, ricordiamoci che in Italia abbiamo avuto anche un Don Milani che è stato anche un precursore del modello scuola. Io sono allibita perché al di là anche insomma della riforma buona scuola eccetera, però io dico ma non ci vuole un genio per capire che la scuola, cioè il modello diciamo milaniano era un modello per me vincente. La scuola dovrebbe essere una scuola a tempo pieno. Cioè la scuola dovrebbe, come dire, essere quel bacino di formazione, ma anche di tutela per i nostri ragazzi. Quindi se questi ragazzi fossero impegnati anche al pomeriggio con attività di dopo scuola, insomma, sportive, ludiche, per carità, però mi sembra di capire che c'è un disorientamento. Si parlava anche l'altro giorno appunto di quello che è successo su a Castelnuovo Monti, abbiamo avuto Crepè che ha fatto un intervento dicendo che questi giovani tutto sommato sono degli sbandati perché hanno troppo tempo libero. Allora io dico recuperiamo e recuperiamola, visto che ne parliamo a più non posso, dico recuperiamo la centralità della scuola, ma facciamolo seriamente. E la scuola, ripeto, invito ciascuno di noi che non ha mai magari letto un libro di Don Milani di farlo, perché questo è stato un modello che però è stato osteggiato, non è stato recepito per l'Italia dell'epoca. Dico, recuperiamo, facciamo laboratorio al pomeriggio per questi ragazzi, insomma, incentiviamoli anche nella lettura dei giornali. Scusate per l'emozione, ma io non faccio politica, quindi non sono abituata a parlare davanti a un microfono. Grazie, grazie del contributo. Signore, si autopresenta. Buonasera, sono Roberto Pavarini, sono consigliere comunale a Fabbrico. E visto che il mio comune è stato citato a più riprese, soltanto un paio di cose. Intanto ammetto che anch'io ho qualche dubbio che la legge Fiano possa essere lo strumento che ci permetta di risolvere il disagio che ormai da anni accade in tutte le manifestazioni del 27 febbraio, quando a Fabbrico festeggiamo la nostra battaglia. È un disagio che tanti nostri cittadini avvertono, che più di una volta abbiamo provato anche a portare all'attenzione delle istituzioni, dalle quali però non abbiamo mai avuto grosse risposte in modo positivo. Ci hanno tranquillizzato sul fatto che l'ordine pubblico era garantito, sul fatto che era il modo migliore per tenere sotto controllo queste persone, ma di fatto non siamo mai riusciti a evitare questa contromanifestazione in un momento che per noi è importante. Sul discorso dei consigli comunali, mi trovo purtroppo molto d'accordo con Fiaccadori. Il livello delle discussioni ai consigli comunali è diventato veramente molto basso, ma questa è anche responsabilità dei nostri rappresentanti, dei nostri sindaci. Troppo spesso ci troviamo a confrontarci con sindaci che intendono il consiglio comunale e la giunta stessa come luogo in cui si discute solo di strade, solo di lavori pubblici, solo di servizi alla persona, ma non si fa più politica.
E quando noi andiamo a parlare di antifascismo, noi dobbiamo anche parlare di politica, dobbiamo parlare di concetti, dobbiamo parlare di principi che vogliamo applicare anche nelle nostre pubbliche amministrazioni. Cosa che, devo dire, ultimamente è difficilissimo far passare, perché quando si va a parlare di temi che sfiorano minimamente la conflittualità nei consigli comunali, è difficilissimo affrontare discussioni di questo tipo. Altra cosa è anche la passività delle amministrazioni. Noi a Fabbrica abbiamo avuto, secondo me, un esempio molto grave quando abbiamo avuto una manifestazione di Forza Nuova di contestazione a dei migranti che erano ospitati in un albergo, e l'amministrazione comunale ha scelto il silenzio, ha scelto di non prendere posizione, ha scelto di non informare i cittadini. Questo ovviamente non è un esempio che possa portare alla partecipazione, alla mobilitazione, alla comprensione di queste necessità. Noi ci troviamo di fronte, come consiglieri comunali, anche al dovere di riportare nei consigli comunali la discussione politica, di far capire che non è solo un organo amministrativo, ma che è un organo in cui si discute del futuro della cittadinanza a 360 gradi, anche per i valori che si vogliono rappresentare e difendere. Sul discorso dei regolamenti di accesso alle sale pubbliche, bene, visto che moltissimi sindaci sono molto passivi da questo punto di vista, e bene o male a Reggio fanno riferimento a un partito fondamentalmente, costruiamo una mozione e portiamola in tutti i consigli comunali, che è un partito di maggioranza di Reggio insieme agli altri partiti della sinistra, ai partiti della sinistra, e propongo una mozione, la proponga a tutti i suoi sindaci, che la porti in consigli comunali e anche senza cambiare gli statuti, ma adeguino i loro regolamenti di concessione degli spazi pubblici ai principi della Costituzione. Questo non è una cosa impossibile, non serve moltissimo tempo, ma questo si può fare in tempi rapidi, e sarebbe un gesto concreto da parte di tutte le amministrazioni locali di volere esprimere una condanna ferma dei neofascismi e dei razzismi che stiamo avendo avanti. Grazie. Grazie. Grazie del contributo. Altri? Direi che la serata è stata interessante. Portiamo a casa un po' di sano antifascismo, che non guasta, di rimettere insieme un po' quella che è l'unitarietà anche degli intenti, perché quando la politica o l'idea si dividono, quelle che dividono quelli che hanno cementato la Costituzione, lasciamo spazio agli altri. Ognuno, pur mantenendo le proprie idee, ma non dobbiamo, politiche, non dobbiamo volare su due cose, sull'antifascismo, sul conservare la libertà e l'uguaglianza, la libertà che c'è adesso. E questo adesso è patrimonio di tutti, al di là delle idee che ognuno ha o della fede politica che va a esprimere una volta all'anno a votare. Credo che sia significativo quello che è stato fatto nel dopoguerra, Italia distrutta, senza nulla, quello che hanno saputo fare assieme le forze politiche. Quindi io credo che nasca da lì il primo dato. Ritornare anche nei consigli comunali, come suggeriva il presidente dell'ANCI, il sindaco del Ruiera Cavallaro, a rifare anche i regolamenti che abbiano dentro quella sana competizione politica, ma che sia dei partiti di ispirazione democratica e non fascista o estremista. Quindi è giusto che dentro a questi consigli comunali torni, se c'è possibilità di lavorare, con stava suggerendo adesso lui, che diano forza e valore per proibire anche qualche olioncello che si va a fare le vendite di pasta davanti al Conad o quant'altro, che non è di un paese cresciuto nei 70 anni di libertà, che deve vedersi arrivare il saputello di turno che si mette a dire sì agli italiani, no a questo, no a quell'altro. È un passo indietro nella storia che non va accettato assolutissimamente. L'altra cosa, io l'avevo scritta, se vedete, e qua non, nella lettura sembrava di essere un po' troppo carico, ma sarei anche perché tornino nei programmi elettorali all'inizio, non il pavimento o il marciapiede o la luce. Abbiamo fatto senza 2000 anni di luce, immaginarci se serviva. L'aveva messo all'inizio, e specialmente chi va a governare, consigli comunali devono avere come principio di valore la Costituzione,
avere le leggi fondamentali che regolano la vita democratica, che sono ricordare il 25 aprile, ma non il 25 aprile 364 giorni, no, uno sì, come diceva il signore prima, ma sempre portarlo nelle scuole, avvicinare il mondo del lavoro, avvicinare il mondo di chi soffre, dell'indifferenza. Io ho visto tantissimi sindaci essere in prima linea a far questo e tanti essere in prima linea a far tanti marciapiedi. Ho visto dei comuni che hanno cambiato lo stesso marciapiede, 5 qualità di materiale, dall'asfalto alle betonelle. Non è quello che cambia la vita di tutti i giorni. Cambia dare la speranza ai giovani, avere una scuola più efficace, come diceva la signora, avere voglia noi di ritornare in piazza, non lasciare le piazze vuote agli altri, assieme, perché assieme l'antifascismo cementa tutti, perché l'antifascismo è libertà e democrazia e uguaglianza di fronte alla società. Queste sono le tre o quattro cose che dobbiamo fare assieme, non dobbiamo andare sulla luna, che non è servito neanche agli americani andarci. Questo è l'augurio di una buona serata antifascista, grazie di essere venuti, grazie a tutti.